Buonasera a tutti, grazie per l'invito a questo utile e necessario convegno, questa utile e necessaria riflessione sul decreto siccità. È un decreto che tocca in pieno tutta una serie di profili costituzionali, ma io direi in senso più ampio proprio di rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali, tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e anche ovviamente una forte compressione di tutto quello che noi chiamiamo democrazia locale. Mettiamo al centro della democrazia locale anche il ruolo svolto in senso plurale da comitati, movimenti, associazioni, perché è chiaro che nella democrazia di prossimità è il luogo dove maggiormente queste entità, io direi queste istituzioni sociali sono in grado di svolgere la loro funzione. Ora, il decreto siccità, lo diceva prima Corrado Oddi, è legge. Legge dello Stato, è un decreto legge adottato il 14, emanato il 14 aprile 2023 e poi appunto è stato convertito con modificazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno, quindi è legge dello Stato. Provo un certo imbarazzo a commentare un testo del genere, che devo dire ne ho viste tante in questi anni, in particolare negli ultimi anni, ne ho viste tante di leggi e di interventi normativi in senso ampio che hanno messo sotto tensione i principi fondativi della Carta Costituzionale nel senso più ampio della democrazia, ma non mi era mai capitato di trovarmi in presenza di un testo così brutale. Uso questo termine brutale perché brutalizza fortemente l'impianto costituzionale, l'impianto democratico, anche nel linguaggio, anche nel lessico, perché fino a un certo punto si era avuto, sì, magari anche in maniera ipocrita, ma si erano salvaguardate alcune espressioni. Adesso è proprio una vandalizzazione lessicale dei principi democratici. Ma diciamo, partiamo in ordine e vorrei porre alla vostra attenzione innanzitutto l'istituzione di una cabina di regia. Vabbè, è una cabina di regia che viene istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per la crisi idrica. È un organo collegiale presieduto dal Presidente dei Ministri oppure su delega di questi dal Ministro Infrastrutture e Trasporti. Insomma, è un ente di natura politico-amministrativa, che appunto si avvale della struttura sia della presidenza che dei singoli ministeri. E fino a qua devo dire nulla di particolarmente preoccupante. Dove però le cose si cominciano a ingarbugliare e a presentare appunto elementi di torsione democratica e nei commi successivi, in particolare dove si affronta il tema delle funzioni. Perché a quest'organo politico-amministrativo sono attribuite una serie di funzioni, attività di monitoraggio, ma in particolare una attività contrastante, diceva prima Oddi, o meglio, in caso di dissenso, diniego e opposizione, che poi è il sale, diciamo, della democrazia plurale, pluralista, no? È il dissenso, il diniego, l'opposizione. Quindi in presenza di dissenso, diniego, opposizione o di altro equivalente, altro idoneo a precludere la realizzazione di interventi urgenti. Attenzione, questa è un'altra cosa che voglio porre all'attenzione. Non si parla di emergenza, ma si parla di urgenza.
L'urgenza nella nostra Costituzione viene in più parti, ma in particolare nell'articolo 77, dove si affronta l'urgenza in casi straordinari di necessità di urgenza attraverso un atto che è un atto sia abusato, ma comunque è un atto secundum ordinem, che è appunto il decreto legge. Quindi non si parla di emergenza, ma si parla di urgenza. Quindi attività di monitoraggio per verificare dissenso, diniego, opposizione. E addirittura qualora sia messo a rischio anche in via prospettica, quindi addirittura prevedere che possano esserci dei rallentamenti, quindi non c'è una situazione fattuale. Questo veramente è un'aberrazione normativa, perché le norme dovrebbero creare quanto più possibile presupposti di certezza del diritto. E qua invece in chiave prospettica la cabina di regia, se ritiene che possano esserci dei ritardi a seguito appunto di attività di dissenso, di opposizione, esercita i poteri sostitutivi. Quindi il dominus a questo punto del processo decisionale politico-amministrativo diventa la cabina di regia. Ma vediamo. Questo è interessante. Vediamo a chi si sostituisce, verso chi esercita i poteri sostitutivi questa cabina di regia. Innanzitutto, questo è il presupposto per la configurazione di quello che io ho definito una sorta di diritto pubblico dell'urgenza. Cioè, si crea l'urgenza come elemento fattuale che anche in chiave prospettica, che costituisce il presupposto, sostituendosi a quelle che noi chiamiamo normalmente le fonti sulla produzione, cioè le norme attribuzione, si sostituisce a una norma attributiva del potere. E su questa norma io nutro ovviamente forti perplessità in ordine alla sua sostenibilità costituzionale. Anzi, scusate, per dirla in maniera più diretta, è una norma piena zeppa di profili di illegittimità. Perché? Perché la cabina di regia, questa cosiddetta cabina di regia, nega dei principi costituzionalmente garantiti che sono riconducibili al nucleo, diciamo, fondativo proprio della stessa nostra forma di Stato, che ora, volendoli velocemente ripercorre, pluralismo territoriale, perché i poteri sostitutivi che si esercitano nei confronti delle regioni, degli enti locali, delle città metropolitane, pluralismo territoriale che trova la propria sede in Costituzione nell'articolo 5, nell'articolo 114, nell'articolo 117, violazione dei principi riconducibili alla democrazia di prossimità, ovvero articolo 118 nella sua espressione di sussidiarietà orizzontale e verticale. Violazione del regime delle competenze, perché si va a incidere sul regime delle competenze costituzionalmente garantito da Stato e Regione, articolo 117, e comunque crea un vulnus anche in ordine al conflitto di attribuzioni che può sorgere normalmente, che è previsto dalla Costituzione, che possa sorgere tra Stato e tra organi all'interno dello Stato, ma anche tra Stato e Regione, e così viene sostanzialmente negato con un atto di prevaricazione, quindi una visione totalmente statocentrica, di uno statocentrismo scollegato a qualsivoglia forma di legittimazione democratica, quindi violazione del conflitto di attribuzione, ex articolo 134. Io direi anche una violazione dei principi di cui l'articolo 134 riconducibile al conflitto in via principale tra Stato e Regione in ordine al regime delle competenze. Cosa significa? Significa che con queste disposizioni si afferma illegittimamente, con norme costituzionalmente illegittime, si afferma la supremazia di un organo di natura politico-amministrativa, qual è la cabina di regia, che mortifica le autonomie territoriali, che mortifica il ruolo delle città metropolitane, province e comuni, ma anche di enti pubblici non territoriali, con atti di natura amministrativa, il cui fondamento giuridico è estremamente debole, quasi inesistente, è tale da mettere sotto tensione, anzi, tale da violare un principio fondativo della nostra Carta Costituzionale, che è il principio di legalità, che è appunto quale obiettivo primario, attenzione, non l'attribuzione del potere, ma limitare il potere,
cioè individuare modalità, contenuti e procedure che devono essere rispettati. In assenza di questo ci si muove nella assoluta discrezionalità di natura amministrativa. Ma soprattutto, come dicevo prima, sotto viola, a mio avviso, gli articoli 5, 114, 117, 118, 134, oltre, questo è un altro punto su quale vorrei soffermarmi, la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali che, come indicato dall'articolo 120,2 della Costituzione, dalla legge La Loggia del 2001 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, è quello che regola l'esercizio dei poteri sostitutivi. Qui invece non c'è questo presupposto per cui possono essere esercitati i poteri istitutivi assolutamente in violazione del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, così come indicato dall'articolo 120,2. Quindi la cabina di regia, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o di altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione di interventi urgenti, oppure in caso di ritardo, inerzia o difformità, l'attivazione dei poteri sostitutivi. Poteri sostitutivi rinvia al 117,5, ma in realtà la procedura è indicata dall'articolo 120,2. Cosa dice l'articolo 120,2 in ordine all'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali? Dice: il governo può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali, normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono a tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica. Quindi non si parla assolutamente di questioni che attengono al dissenso, al conflitto, all'opposizione, al ritardo. E quindi è una norma, vedete, che trova c'è già nel nostro ordinamento giuridico una norma che prevede l'esercizio di poteri sostitutivi quando le regioni e gli enti territoriali possono determinare dei rallentamenti, ed è stato introdotto col decreto legge numero 77 del 2021. Però attenzione, questa norma, che già a mio avviso è una norma aberrante perché viola comunque il linea di principio, viola le procedure di quell'articolo 120,2, qui trova comunque, troverebbe un certo fondamento, seppur diciamo in una forma interpretativa molto estensiva, perché è legato al raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR, quindi agli obiettivi eurounitari, in qualche modo, quindi individuabile 120,2. Ma attenzione, questa norma è una norma che non può assolutamente avere una interpretazione estensiva. Cioè, è una norma che richiamata nel decreto legge di cui all'oggetto oggi, ma è una norma che è richiamata impropriamente, perché è una norma finalizzata a superare il dissenso, ma legata strettamente all'attuazione del PNRR, quindi non c'entra assolutamente nulla. Cioè, quindi in generale, rispetto all'applicazione della normativa speciale che è prevista per l'attuazione del PNRR, non si può assolutamente fare una interpretazione estensiva. Cioè, il rischio è che una eccezione, che è quella prevista dal PNRR, che comunque, sulla quale comunque io nutro dei dubbi, discutibile rispetto al perimetro costituzionale, ma comunque può essere comprensibile per questioni di tempistica e di raggiungimento del risultato, non possa assolutamente trasformarsi da eccezione in regola. E in questo senso merita di essere segnalato anche il decreto legge relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che ha previsto un rinvio selettivo alle disposizioni di quel decreto legge 2021 del 77. Quindi significa che non si può, diciamo così, fare un rinvio, così come fa la legge di cui stiamo discutendo oggi,
al decreto legge del 2021, perché quella è una procedura che è stata prevista d'urgenza solo e unicamente per il raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR. Perché la procedura sostitutiva che stiamo esaminando oggi è incostituzionale? Perché? Perché prevede tempi strettissimi. Prevede che la cabina di regia propone al Presidente del Consiglio dei Ministri i poteri sostitutivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri si deve esprimere entro 7 giorni, convocando la conferenza unificata, che non può assolutamente esprimere non esprime un parere vincolante, che lo deve esprimere nei 7 giorni successivi. Quindi praticamente è una procedura che non ha nulla a che vedere con la leale collaborazione di cui al 120,2, e sembrerebbe piuttosto una interpretazione della leale collaborazione sulla base di un modello che ho definito prendere o lasciare, quindi non c'è nulla di leale collaborazione e di sussidiarietà. Su questo qua mi fermerei, quindi sull'esercizio dei poteri sostitutivi, mentre, e quindi sottolineando l'illegittimità, come dicevo prima, degli articoli 5, 114, 117, 118, anche 119 e 134. L'altro punto, quanto tempo ho ancora? C'ho ancora 5 minuti? 5 minuti al massimo. Sì. Vai. L'altra questione è quella di cui è l'articolo 3, perché fino adesso ho parlato dell'esercizio dei poteri sostitutivi di quell'articolo 2. L'altra questione è quella di cui all'articolo 3 del testo che stiamo esaminando. Ora, questo testo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa nominare un commissario, anzi debba nominare un commissario straordinario per l'adozione, sempre parliamo di interventi urgenti, attenzione, quindi non di emergenza, parliamo sempre di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Cioè il commissario provvede in via d'urgenza alla realizzazione di una serie di interventi. Anche qua, diciamo, è una norma molto, ma molto pericolosa. Anzi, io forse non ho mai letto una norma di questo genere, perché addirittura questo commissario, sentite, ascoltate, questo è un passaggio incredibile, questo commissario può operare, quindi può adottare atti in deroga, attenzione, questo è il punto proprio micidiale, secondo me, ad ogni disposizione di legge, diversa da quella penale. Quindi praticamente diventa il dominus assoluto in deroga a qualsiasi disposizione legislativa. Questa norma, basata appunto sull'emergenza, in realtà diventa il vero e proprio grimaldello per derogare al regime ordinario e trasformarsi in regola. Pone moltissime perplessità in ordine al rispetto dei principi costituzionali. In via assolutamente preliminare va detto che è del tutto oscura la natura degli atti politico-amministrativi o giuridici posti in essere da questo commissario. Io da costituzionalista mi fermerei proprio su questo punto. Che natura giuridica hanno gli atti posti in essere al commissario straordinario? Un organo nominato, privo di qualsivoglia legittimazione democratica, che può porre in essere atti in deroga alla legge e a tutto l'ordinamento giuridico in generale, come definirlo se non un atto appunto extraordine? Ma io gli atti extraordine conosco solo quelli di quell'articolo 78 della Costituzione, quelli previsti quando uno Stato viene i confini di uno Stato vengono messi in pericolo e a rischio da uno Stato straniero, cioè a seguito di un'invasione in cui le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono i poteri necessari al governo. Qua mi sembra veramente incredibile, cioè con che procedure, soprattutto qual è il rapporto e il rispetto del principio di legalità in senso sostanziale della riserva di legge. Si tratta di una vera e propria delega in bianco
data ad una autorità amministrativa. Si tratta di atti che, a differenza di quello che ha detto recentemente la Corte Costituzionale su vicende pandemiche, in particolare mi riferisco alla 198 del 2021, si tratta di atti non sufficientemente tipizzati. Quindi si tratta di atti che sono in grado di incidere su diritti primari in assenza di un fondamento giuridico, perché è praticamente il commissario che decide con propri atti di andare in deroga alla legge. Siamo in presenza quindi di fonti normative extra ordine, in grado, senza alcun serio e rigoroso fondamento attributivo, di limitare e comprimere libertà fondamentali. La dimensione fattuale dell'urgenza scivola assolutamente via dalla legge, contribuendo a generare fonti extra ordine che nella nostra Costituzione sono previsti solo dall'articolo 78. In ordine alla, quindi sono atti che completamente privi di un fondamento giuridico puntuale, sono atti a contenuto discrezionale, la cui legittimazione sarebbe unicamente l'urgenza, che diventa il presupposto per derogare alla legge, violando secondo me anche la nostra forma di governo, che è anche la forma di Stato. Strumenti normativi extraordinari che lasciano i cittadini completamente sprovvisti di esercitare un loro diritto di difesa, in quanto destinatari di atti non direttamente giustiziabili. Tutto questo con una scelta di natura totalmente discrezionale da parte del commissario, il quale ritiene che queste forme, ci sono le forme di dissenso, le forme di contrasto, le forme di opposizione, possono rallentare le attività, e quindi, decidendo che c'è, con totale discrezionalità, perché la norma non dice poco e nulla, decidendo che ci sono queste forme di dissenso, può andare in deroga appunto alla legge e all'ordinamento giuridico in generale. Quindi queste sono le due disposizioni. Una, quella che abbiamo detto, ex articolo 2, esercizio dei poteri sostitutivi totalmente illegittimi, che hanno quale principalmente ente che viene compresso e io direi assolutamente mortificato, sono le regioni e gli enti locali, quindi la democrazia di prossimità, la democrazia locale in senso più ampio, e l'altro dei propri cittadini, cioè la possibilità con atti basati sulla assoluta discrezionalità di andare a porsi in deroga alla legge e in senso più ampio all'ordinamento giuridico. Grazie per l'attenzione.